Che fa giro di Fiandra, l'ha fatto la Parigi Rubì. A Genova, quando ha vinto dietro motori a Genova, e lui l'organizzatore di casa. Grazie Faustino che sei arrivato. Grazie. Il corrierino della Bianca. Me l'ho portato fino a Giuliano. Giuliano, ci sono i ragazzini che vogliono un autografo. Aspettiamo anche loro. Non avete niente, bravi. Questo è il premio della promozione. Grazie. Se vuoi una cartolina, la galleria. Allora facciamolo su questo. A 52 però so che è un gennaio. Allora, questo qua invece, allora me l'ha già firmato il proporello, mi può fare una firma perché è su tutti i giornalisti che hanno vinto la rivista. Bisogna fare il giorno pronto, mi ha fatto male di minima, ha fatto di mondi, tutti qua. Vedete, vediamo per questa ce l'hai già, te dico una fregata. Sì, sì, grazie. Questa qui è questa che è la tua testa, e mi l'altra me l'ha data in Gio Buda, che non sono fatte fare. Questa ce l'hai già. Non sai se ce l'hanno loro? Perché se tu l'hai già vista. Questa qua dietro è la filmata, aspetta, è una filmata dal dottore su. E questa. Ciao, come andiamo? Grande successo Coppa in Riviera. Scusa ancora. Posso farti vedere una cosa? Sì, sì, sì. Io questa parte ce l'ha anche? Volentieri perché se tutti dovrebbero stare a fuori. Allora questo qua lo do. Chi ha consegnato il tuo passaggio da questa parte qua? Sta per andare a fare una consulenza delle scuole. Da Roma, non so se c'è un grosso, non c'è un problema. Io ho avuto anche mia moglie che sta morale, sai, è stata operata, quindi. Ti spiego.
chi era questo? Se li volete girare vi faccio il vuoto. Sì. Ha inserito tutta la sua collezione di biciclette e poi abbiamo messo tutti i risultati sportivi. Qui ci sono tutti i calendari del secolo scorso, anche quello futuro, si vede tutto. Abbiamo messo tante fotografie del papà, tra i quali quando ha fatto il tris nel 49, nel 52, nel 53. Non è che ne abbiamo messe tante fotografie di tutto qui. Scusate di aver messo troppo. Non è mai troppo. Comunque lasciamo una coppia, lì ne ha un'altra. Grazie. Coppia e diciamo che abbiamo messo proprio anche la sua cosa per benevolenza a questo ragazzo che si dà tanto da fare. Ragazzo, sempre ragazzo. Grazie. Comunque, grazie a lei. Come una foto sana. Tutti i ciclisti. Non sai da quant'è che avete te in questa curva. Sono innamorato di tuo padre, sono curvo, devo andare a prendere la foto. L'unica foto che ho fatto me l'ha dato il signore di. Intanto parlavo con lo zio Cavizzani. Ma c'era 15 anni fa quando era su da Franco, il dottore. Sì. Facciamo una aspetta che non fu mai una più indubbiamente. Però che c'è il zoppo? A 6 e mezzo ero già a Brescia, stamattina. Ok. Andiamo a un giro di bici, per fare la mia torta, ti faccio vedere la borraccia se può fare. Sì. Giuliano. La veniamo. Questa che era verde, e poi la bianca, ma questa, poi è passata con il castello. Fino a quando ho vinto la valigia di tempo qua, l'ho messa su io per dimostrare la storia cos'era stato. Poi da 54 vinse il Punta France con una bicicletta come questa, uguale a questa. Questa è su una stessa misura. Luciano, girate di qua, ecco. Di questa sua misura. E allora questa borraccia ce la racconta un signore che è morto 2 mesi fa, che ha tenuta per 40 anni, poi me l'ha regalata a me a prendere questa mia passione. È la cosa più preziosa che ho di tutto quello che ho fatto. Di tutto. Da 42 sono numero 2. Sono numero 4, scusa. Non sono nato un tiro. L'ho messa uguale, ho piegato come piegava lui, ho messo tutto il conto borraccio come lui. E di quell'anno lì, 44. Fisicamente avrei potuto cambiarci bene, perché nessuno c'è più, non si può. Questa qua, poi ho corso con la Fiorelli suo padre, questa è una Fiorelli che ha corso questo ragazzo di una volta, che è lui. Un ragazzo una volta che ha corso con la Fiorelli dopo, quando ha cominciato a correre, c'era ancora lì, è stata fuori beneficiata, ha corso lui, e ha vinto un campionato provinciano, ha vinto anche tante altre persone. Un vero ciclista, nonché è lui che mi ha aiutato a costruire e mettere assieme tutte queste bici. Perfetto, per voce. E lo ringraziamo tanto, materialmente mi ha aiutato. Lui vinceva, qua è stata l'ultima speranza della Valle Borgo. Poi dopo c'è subito, non è vero, sta lì, è verissimo. Dicono tutti uno è andato forte, no, è andato lui. Fiorelli dentro. Andato qua. D'accordo, vieni un pochino, vieni qua. Vieni. E questo è lui che mi ha costruito una numero di questa bicicletta qua. Ah sì? Sì, questo qua se fate qualcosa. È lui che me l'ha fatto. No, tocchiamo mai. Questo qua è lui. Ha costruito queste cose qua, tante altre cose senza di questa gente.
così ti liberiamo, perché... Scusate, siamo proprio finiti da bere la giornata. Sì, adesso, adesso io voglio finire qualcosa, lui e lui alle altre, così tu ti vedi. Sì. Ma ci mettiamo qua, davanti a suo padre. No, dai, vai. Però questa faccenda qua, di questa storia qua della bicicletta, e Giuliano invece che si nasconde non ha fatto niente. Okay, grazie. Ok. Di nuovo. Grazie. Sì, l'abbiamo preso. No, ce l'abbiamo detto veramente, non è che l'abbiamo rubato. Questo possiamo metterlo qua, adesso ti vorrei dare una targa. E vuole farti dare ai miei figli, che tu sei il figlio del più grande ciclista che abbia mai avuto l'Italia, una targa che hanno detto che io sono l'eroico, mi chiamano tutti l'eroico in Italia, anche fuori. I miei figli dovrebbero darti questa targa a te, che sei stato, sei figlio del più grande eroe che il ciclismo ha avuto. Grazie. Ecco, volevo proprio questo. Ciao. Facciamo un po' in famiglia. Ma anche te, la vicina. Siamo meriti più di tutti. È vero. Adesso ti chiamerei, lei. Facciamo lavorare anche a premiare la gente che mi ha aiutato in questi anni nella mia ricerca, nella mia cosa. Qualcuno mi ha regalato la sua bici, qualcuno mi ha regalato tante ore di lavoro. Un signore che non c'è qua, però ci dovrebbe essere figlio, vorrei che consegnassi questa a Bocca. Gianni Bocca? Gianni Bocca. Gianni? Non c'è, c'è la tua bici. Allora andiamo avanti. Questa qua è una ditta che mi ha aiutato a fare tanti lavori, però non so nemmeno lui se ci sarà comparato. C'è nessuno comparato, no? Sono andati a Romania. Poi qua dovrebbe essere un altro amico che mi ha aiutato a fare tante cose, Beretta. Beretta Francia. Non c'è. Allora premiamo uno di quelli che mi ha aiutato più di tutti, veramente a tutte le ore, a tutti i momenti, sarebbe Ezio Borgna. Di pazienza e a tutte le ore, ha montato quasi tutte le ruote di questa bicicletta che vedete. Sì. Se non ci portate più là, vorrei che ci rimanesse il suo compagno. Ecco, di così, ecco. Bene. Vale lì adesso la foto, dovete farlo. Ok. Poi il prossimo. Grazie. Poi aspettavo Ivo Castellano, però non vedo nemmeno lui. È un ciclista che anche lui mi ha regalato tante cose, mi ha aiutato, è un appassionato, un vero ciclista, è stato uno che ha fatto piangere, ridere, litigare la gente della Valle d'Ordita. Corrado Facelli, non lo so se ci sia. Ciao, Corrado. Dai, vieni. Pensavo che non veniva nessuno. Lui. Adesso è arrivato, vieni. Ciao, Corrado. Sarai premiato da Faustino. Grazie Faustino. Tali che fanno grazie a tutti. Grazie. L'altro dei miei aiutanti dovrebbe essere Pietro Introidi. Non c'è. Ha sbagliato troppo. Non dovevo. Mi dispiace tanto. E l'altro meccanico, costruttore di manubri a tutti, è Giancarlo Rizzo. E nonché saldatore dei miei telai e modifiche varie che ho fatto. È nostro trasporto. Grazie Giancarlo. Aspetta, questo qua. Il carrozziere, come aveva iniziato tutte le bici, non c'era nemmeno. Sono arrivato? Questo qua? Qua non c'è.
sarà Passarotto Rinaldo. Passarotto Rinaldo, il vendiciatore ufficiale delle mie prime bici che ho messo su. È un ciclista di adesso questo, eh. È un ciclista attuale. Grazie a te. Grazie a te. È rimasto l'ultimo, ma non meno importante. Un ciclista, anche lui, che mi ha vendiciato, aggiustato a metà posto bici, è Ugo Sirigu. Maestro, grazie a te. Maestro. Maestro. Comparato. Oh, finalmente. Grazie a te. Un signore che ha messo a disposizione la mia officina, è tutto tutta per me, mi ha fatto tante cose. E ti ringrazio e riceverai dal figlio del grande Fausto, una targa. Ha fatto smettere di lavorare solo per Rai per me. Eh? E quando arriva questo rompiscatolo cosa dici? Fai questo, fai quello, hai visto? Questo, c'è anche le donne adesso. Sì. Niente, sono contento che te ne vuole. È arrivato apposta, non apposta, ma è arrivato dalla Romania. La Romania è arrivato adesso. Ciao Nello, grazie. Grazie, ci vediamo. Poi c'era delle donne che mi hanno aiutato. Ci sono. Ida. Che ha aiutato me a organizzare questa mostra. Ida! E pittrice. E lei che è anche l'artista che ha aiutato me a organizzare questa mostra. Grazie mille. Niente. Grazie a lei che sono venuto a carcere, dunque non mi avrebbero mai visto. Ma ci sono qua? Non lo so. L'altra è la Laura, sì, non c'è, ma lei sarà malata. E Luciano, dov'è Luciano? Luciano non c'è. Io avrei finito, non mi rimane che ringraziare questo signore qua che ha presentato tutto la sua speranza di questa giornata. Voi, io toglierò tutto, vedi, queste sono le maglie, questa l'ho messa, questa è di Vitorsi. Questa è l'ultima squadra che avrebbe dovuto correre tutto quello che ha fatto a San Martino, mi è andata zoppa. Questa è di Vitorsi, questa sono le coppie delle vinto, ma che ci fatto. Questa è di Valori, questa è di Manca. Questa è di Mandolo, questa è di Maspes, quella lì è di De Filippis. Se c'è qualcosa particolarmente che interesserebbe, che ti piace? Forse dobbiamo fare qualcosa nuovo. Ma te però lo fai? Io vengo per te quando vuoi. Se la facciamo, magari. Facciamo bella. E se vuoi andare dai bambini, dai malati. Va bene. Io non voglio andare a niente con mia vita, sono dedicata a questo momento. Questo è il campione del mondo che mi ha mandato, non ho capito che non è un paese. Presento anche il mio segretario, comunale del mio paese. Questo qua è un po' piano per lui, lui che mi accompagnava fuori quando ero bambino. Grazie mille. Sì, chiama in coso, chiama gli altri che lì. Date a fare la foto. Dai ragazzi. Lino! Lino pronto! Sei Faustino, oggi che mi hai... Sono compleanno, sì. Grazie. Vieni qua con le bimbe, te vieni! Girate! Chi è che sta qui? Ma adesso sempre là dentro. Scusa, non hai incontrato.
come? Grazie a voi, complimenti. Comunque ha detto siamo messi d'accordo, facciamo qualcosa di bello. Sì, sì. E mi lasciate pagare un recapito. Sì, ma anche questo qua è dai, c'è quella lì, ma scusa. Allora aspetta, che ci dato a Giuliano. Non ci diamo lì, il nostro numero. Chiamaci, facciamo questo, facciamo quello. Va bene, tramite Giuliano facendo. No. Quelli del consorzio sono d'accordo con te o sono gente per conto suo? Non so se si può fare. Gianni! Allora vieni, dai. Oh Gianni, deve dare la targa qua. Buongiorno. Noi ti abbiamo cercato. Abbiamo cercato se è uscito o meglio. Ok, possiamo andare giù, ma ciao. Ciao.